Io dalle osmie mi aspetto una produzione più cospicua di un 20% in più, un prodotto più omogeneo, più compatto e più salutare. Quest'anno la fioritura in Emilia-Romagna delle pere, soprattutto delle pere abate, era molto scarsa, per cui anche per questo abbiamo scelto di introdurre un insetto impollinatore che ritenevamo più valido per favorire appunto l'impollinazione dei pochi fiori che c'erano. I fiori che erano presenti all'interno del frutteto dove abbiamo introdotto le osmie, ho notato che hanno dato luogo a frutti, hanno allegato e questi frutti hanno avuto una scarsa cascola confrontata con frutteti dove le osmie non sono state introdotte, dove invece abbiamo avuto cascole molto abbondanti a seguito anche delle avverse condizioni climatiche. Ecco, queste sono piante dove abbiamo usato le osmie come impollinatori. Si può vedere la forma molto buona del frutto, allungata, rotonda, di buona pelfatura, quindi qui il risultato è sicuramente buono. Tutte le logge sono occupate da semi, quindi qui l'impollinazione è stata perfetta. E lo si vede anche dalla forma rotondeggiante della pera, dalle dimensioni. Sicuramente l'esperienza che abbiamo avuto con le osmie è da ripetere e da incrementare nei prossimi anni. Ein großer Vorteil der Mauerbienen ist, dass wir sie punktgenau einsetzen können. Einerseits zeitlich mit dem Beginn der Blüte, aber auch örtlich, nämlich die Mauerbienen fliegen nicht weiter als 100 Meter um ihren Standort herum und so kann der Produzent sicher gehen, dass sie nur dort bestäuben, wo er sie auch möchte. Die Vorteile der Mauerbienen zeigen sich aber nicht nur hier in Italien bei den Abatebirnen. Unsere Mauerbienen haben in ganz Europa in den letzten 5 Jahren erfolgreich Kirschen, Mandeln, aber auch Äpfel bestäubt. Continueremo ad usarle anche in futuro, perché i risultati sembrano soddisfacenti.